parlando della mamma di Lucia. Sì. Lei ha, se poi di questa fine ha sofferto Certo, o si è sì. soltanto No, vergognata no. della... No, pensi che mi aveva conservato la dote. Mi aveva fatto la dote e aveva detto: io sono sicura che questa figlia tornerà a cercarci, per cui lei ricamava questa dote che era quella Quindi anche quindi lei è stata vittima del sistema, non ha potuto tutti aiutare sono. Lucia perché il sistema non lo permetteva. Allora, quello lei ubbidiva al marito. E certamente. Il marito ubbidiva al paese. E certo. Quindi, Quindi, ma certo. anche Luigi che la picchiava, Luigi la picchiava perché lei non si piegava, non c'era verso, a parte che si usava picchiare le mogli, si usava picchiare anche le nuore, perché anche le Sì, suocere anche le suocere picchiavano. picchiavano, sì, beh, questo nei racconti di Però lei paese. particolarmente era ribelle, cioè, ma poi non è che facesse niente, No, o voleva tipo, vivere. voleva vivere, non voleva stare lì, voleva, no? Gli chiedeva di andare via, di partire anche loro, perché poi la sua amica del cuore era partita per la Svizzera. Quindi magari, cioè lei era, c'è una scena che io racconto, che mi è stata raccontata dalla sua amica del cuore, che lei faceva e disfaceva una formella di lana perché non sapeva stare con le mani in mano. E quindi stava lì seduta sotto quest'albero, la faceva e poi la rifaceva e rifilava, non so come si dice, con l'uncinetto, con i ferri, la stessa lana. Perché era tempo buttato, cioè lei aveva la sensazione di sprecare la propria esistenza. E quindi. Anche considerare anche un matrimonio così forzato nella relazione, già c'erano delle modalità di relazione sessuale violenta, anche come abitudini, come modi di vivere, eccetera. In quel caso una donna, una ragazza vive proprio lo stupro. Sì, lei è veramente una vergine. Vive Lei viveva l'umiliazione di non essere l'umiliazione proprio. non viene Assolutamente. consumato, quindi anche la mancanza proprio di sentirsi Tutto. desiderata, di sentirsi Certo. donna. Ma probabilmente Luigi, poi questa ovviamente è una mia ipotesi, Certo. ragazzini che poi erano quelli che no, andavano girando per il paese dicendo quello che sentivano in casa, evidentemente, e gli dicevano tutti: tu non sei un uomo, probabilmente lui era omosessuale, semplicemente, e non, niente di grave, niente di tragico, però appunto mettigli vicino una donna, quella donna lì, con quel temperamento lì, è un inferno per tutti. Per tutti, infatti, bisogna calarsi in quel tipo Eh sì. di... No, ma io guardi, le dico, quando sono andata, non credevo, mi sono proprio impressionata. Non credevo che fosse così misera la vita in quel luogo, in quegli anni. Non avevano niente, non avevano l'acqua, non avevano l'elettricità. Tanto mio padre poi è andato lì perché era uno che faceva costruire il serbatoio. Il serbatoio dell'acqua con tutte le tubature per portare, quindi l'acqua piovana usavano, ma prima non c'era proprio niente, gli davano l'acqua al fiume. Quindi insomma era una realtà che per noi, eppure era gli anni 60, insomma, mentre a Milano c'era la rivoluzione culturale, c'erano le minigonne, c'era. Quindi quando lei è andata a Milano, quando loro sono andati, no, lui era già stato a Roma, quindi era già un uomo di mondo, diciamo. Quando lei è andata a Milano, era stata come se si fosse fatta l'acido, non lo so, no, era tutto tanto, era tutto troppo, era tutto. Adesso invece com'è il paese? Come ti ho detto, per una buona parte, io adesso non so come mi sono andata l'ultima volta e mi hanno sfondato la macchina due volte, tanto per dire. Che ci ho ancora sfondata perché il carrozziere mi ha chiesto 1600 euro, perché non era il caso. Ma perché c'è violenza o perché No, t'hanno no, riconosciuto? l'hanno riconosciuto. riconosciuta, certo, lo sanno benissimo, insomma. Quindi lo sfondamento della macchina è perché tu sei... Eh sì, certo. Ma poi se scendi ti faccio vedere lo sportello proprio. Sì,
Sì, perché appunto, no? Perché è divisa a metà, come era divisa a metà all'epoca. All'epoca c'erano quelli che la giudicavano male, che la insultavano, e c'erano quelli che nel silenzio, però senza mai esporsi pubblicamente, la sostenevano, le volevano bene, ma le volevano bene davvero, nel senso che ancora oggi sono persone che si vede che le volevano veramente bene. E poi c'è. Sì, è diviso a metà ancora adesso. C'è chi ha dolcezza nei miei confronti e c'è chi invece ha violenza. Poi è inspiegabile. Non c'è cultura. Beh, L'orgoglio, È sicuramente spiegabilissimo. anche questo. Forse non conosco il paese, non so bene neppure dove si trovi, in Molise, per Provincia di esempio. Campobasso, sì. Probabilmente anche un livello culturale abbastanza basso, Sì, perché per avere certo. ancora queste. No, è così. Ma non è solo Palata, sono tanti paesi, in tanti paesi. Io infatti mi sono chiesta se questa storia accadesse oggi, sì, formalmente sarebbero salvi perché potrebbero Beh, ma adesso parliamo della divorziare. famiglia allargata, non ci sono A più Palata, nomi. Però non è capito? così Noi siamo a semplice, Roma, comunque così non è scontati, così no? semplice. Secondo me no. No. Perché noi siamo abituati, pure io, no? Cioè, siamo a Roma, frequentiamo delle persone più o meno che leggono libri, però secondo me non è trasversalmente non è così Non è scontato. così scontato. E quindi facciamo che lo sia. Bene, facciamolo Un dire. applauso. Ah, sì, beh, certo. Ma veramente, ma quelle cose lì, ma certo, sì. Parla male di me? Assolutamente. No, sì, mi pare sì. Si provano. Soprattutto di te, perché Marcella lì, Dica me. Vedi, cioè, Marcella è È molto più disponibile. esatto. Scusa, Elio, prendiamo un libro, No. facciamo mettere la dedica Addirittura. per Alba, una del nostro gruppo. È rimasta vedova e conosceva molto bene mamma, perché lei aveva quattro figli. Gli fai una Ma dedica, come, Alba e ma Giovanni, e con glielo Giorgio. regaliamo. Grazie. Grazie. Secondo me la prossima volta troveremo poi altri anelli, i famosi 6 gradi di No, ma separazione, infatti, no, che in realtà non esistono, non esistono, basta lanciare questa cosa. Grazie. Ma di che? Grazie a voi. No, Grazie a grazie. te, Grazie grazie a voi. perché è sempre emozionante. Allora, io comunque.